Stop the rum. Stop the rum. Stop the rum. Stop the rum. Can't stop the rum. You can't stop the rum. Contentissimo, non dovevi partire. Spiega, è stata difficile? È stata difficile, sì, perché è stata una gara durissima, anche perché è venuta giù la pioggia, ma il gruppo era compatto, sì. Avevamo anche un po' di problemi perché stavamo retrocedendo e la gara è stata bellissima, ringrazio tutto lo staff Matteoni. Mauriello, terzo classificato, sei partito alla grande, stavi recuperando e poi cosa è successo?
Ah, è successo che a metà gara, è finita la gomma, ho ceduto. Secondo in campionato, ma ho sofferto. Una gara sofferta perché non sapevamo se mettere asciutto o bagnato perché stava piovendo, non piovendo. La gara è andata benissimo, sono contentissimo di questa mia vittoria, l'aspettavamo da un bel po', da Monza al Mugello. In campionato adesso sono secondo a 5 punti dal primo, campionato apertissimo, mi giocherò tutto al Mugello. Vorrei ringraziare il mio team Semprucci che mi ha messo a disposizione una moto competitiva per oggi e vorrei ringraziare il mio manager. Campione italiano in carica Francesco Mauriello, come è stato gestire gli ultimi 7 giri dopo la caduta di Popov? Ah, è stato emozionantissimo, ho visto che Popov è caduto, mi sono gestito la gara, pensavo che non ce la facessi perché ero decimo, ho detto adesso devo provare tutto e per tutto.